Ok, basta, basta, non ti voglio più copiare. Ciao a tutti, lui è lui. Lei è Sofì. Sì. Lui è lui. Sì. E lei è Sofì. Lui? Lui? Che fai? Che fai? Sei impazzito? Sei impazzita? Aiuto! Aiuto! Sai farlo? Sai farlo? Perché mi copi? Perché mi copi? Tu stai copiando me! Tu stai copiando me! Mi sto seriamente nervosendo! Mi sto seriamente nervosendo! Ah, calmati, calmati! Quella di oggi è una sfida. Infatti ho intenzione di copiarti per 24 ore. No, lui no. Sì, sì. Io odio chi mi copia, ok? È una cosa che non sopporto. E invece oggi ti piacerà. Tanto sono sicura che non riuscirai affatto a copiare la mia giornata, perché ci sono un sacco di cose che tu proprio non sai fare. Sì, sì, come no, staremo a vedere. Hai ricominciato. Addirittura adesso mi copi mentre parlo. Cioè, prima mi copiavi dopo che parlavo, adesso proprio direttamente mentre parlo. Sì, e questa cosa è davvero super divertente. Non è divertente affatto. Io non so come comportarmi. Che devo fare? Vivo la mia giornata. Vivo normal. Smettila! Vivo la mia giornata normalmente. Con la mia cervella. Con la mia cervella. Io faccio quello che voglio. Ok, proseguo con la mia giornata. La mia giornata inizia in bagno col trucco, parrucco e preparazione per la giornata. Quindi andiamo. Perfetto, ci siamo. Ci siamo. Io ho qui la mia maschera per il viso. Scusa, cos'hai? La maschera per il viso. Sarebbe? Sai, prima del trucco ci si prepara per il trucco. Hai mai sentito parlare di skincare? Skincare? Certamente. Metti questo. Ok, che schifo, ma è viscido. Ok, ma qui qualcuno mi copia oppure no? Non capisco. Capisco. Sto benissimo con questo skincare. Ok, questo è più viscido di prima. Bisogna lasciare aspettare, ok. Bisogna massaggiare. Ok, devo stare così per 15 minuti. Tic tac, tic tac, tic tac. E che si fa? Che dobbiamo fare? Non posso stare così 15 minuti, dai! Se Sofì vuoi copiare quello che fa lei, dovrai rifare. Va bene, lo aspetto allora. Lo messaggio. One eternity later. Ok. Okay. Ma io non mi do schiaffi, mi do piccoli colpettini per far penetrare meglio la crema. Il crema. Nel tuo lato c'è uno schifo. Il mio è tutto bello ordinato. Ok. Che sta facendo? No, non toccare questa cosa, non toccare. Non toccare. No, no, questa qui non devi toccarla, questa non c'entra niente. Ok, ne prendo un'altra. No! Poca. Non puoi toccare i miei trucchi. Ma non è che sono tutti trucchi uguali, se dai, mi vuoi copiare. Dai, cosa dobbiamo fare? Ma se mi vuoi copiare, devi copiarmi prendendo le stesse cose che prendo, certo, io. Certo, allora fai a me. Così? Lo state vedendo? Mi sta mettendo. Mi stai rovinando tutto! Ok? Lui, no, non è ok un cavolo! Smettila! Dammi a bello anche la pezzuolina! È mia! Ok, ho trovato questo pennello qui. Dovrebbe andare bene. È possibile? È possibile? Io che non parlo. Io che non parlo. Perché più parlo, più mi copia! Più mi copia! Ah. Adesso cosa bisogna fare? Il diario. Bisogna leggere. Ah no, non è il diario. Non è il diario. Quello è un pennello che mi serve per il fondotinta, non per il blush. Non per il blush. Tu non sai neanche qual è la differenza. Differenza. Qual è la differenza tra blush e fondotinta? Io ti posso solo copiare, non puoi farmi domande.
Sai com'è dopo che si utilizzano i prodotti? Vanno posati. Tu non sei abituato. Perché di solito tu butti tutte le cose così. Non puoi aprire tutti i cassettini. No, 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 che stai facendo? No, 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 no. Sì, sì, sì. No, 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 per favore. Aiutami. Quello è troppo lucidino, devi mettere questo. Ok, basta, basta, non ti voglio più copiare. Mi vuoi più copiare? No, no, non ti voglio copiare ancora. Ma cosa fai? La fusione di due rossetti. Ogni rossetto ha un proprio contenitore. Oh, che mostro. Stro. Quello è un olio. Ti stavo mettendo un olio per i capelli come profumo. Ti sono messo il profumo femminile. Ah, sì, ma anche puzza. Bene, adesso si passa ai capelli. In che senso? Oh no, che sta prendendo, ragazzi? Aiuto. No, 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 no. Ora devo farmi i boccoli nella coda. E io non ho la coda. Tu te la farai nel ciuffo. Qual è, dove è la coda? Non ce l'ho. Tu ti farai i boccoli nel ciuffo. I boccoli nel ciuffo? Che vuol dire? Vuol dire che ti passi la piastra qui. Non mi toccare il ciuffo. Sì, 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 sì. No. La piastra rovente, tocchi i tuoi capelli. No, no, sì. Niente piastra. Ti faccio vedere come si fa. Si mette la piastra così e si tira. Ma così tanto? Okay. Si bruciano i capelli. Guarda, anziché fare boccoli li facciamo lisci, ok? Attento perché bollente. Aiuto. Ma cosa stai facendo? Ti avevo dato la spazzola perché serve per questo. Mi sto bruciando i capelli, tutti i miei capelli si stanno bruciando. Basta, abbiamo finito con la piastra. Adesso cosa ci aspetta? La mia giornata è piena di cose da fare. Tanto dobbiamo pranzare, quindi andiamo. Oh, pranzare, sì, che fame. Che fame, non vedo l'ora di pranzare. Chissà cosa ci sarà di buono. Arrivo col pranzo. Dai. E tu? Ma cos'è? Noi ragazze siamo così, siamo un po' strane. A volte ci va di pranzare col tè caldo. Col tè caldo? Come si pranza col tè caldo? Non credi ci volesse proprio questo freddo? No, io pensavo ci volesse una pizza, della pasta, un hamburger, delle patatine. Ma non un tè caldo. Scusa, mi passi i biscotti, grazie. I biscotti? È su una bontà squisita. Non ti piace? Mi piace tantissimo. Anche perché ti devo copiare. Copiami. Bene, adesso come al solito cosa faccio? Leggo un libro o pulisco? Non so, sono un po' indecisa. Io direi nessuna delle due perché sono entrambe due cose noiosissime. Oppure vado a fare una lunga passeggiata al centro commerciale a fare shopping. No, neanche questo. Ma decido io, non decidi tu. Ma giocare con l'iPad oppure un videogioco o andare in giro col monopattino? Non devo copiare io te, ma sei tu che copi me, quindi qui decido io e ho deciso. Sofì, cosa hai deciso? Ah, eccomi qui con il kit della pulizia. No, sì. Cosa hai in mente? Io passerò l'aspirapolvere, così farò meno fatica, mentre tu passerai la scopa. Sai usarla? No. Ma come devo fare? Così? Non ti permettere, no, lui. Va verso il basso questo, dai. Ma dimmi la verità, è la prima volta che tu spazi nella tua vita? Sì, e non c'ho assolutamente voglia. Perché mi è venuta questa idea di copiarti? Adesso dobbiamo anche spolverare. Aiuto ragazzi, non ce la faccio più, non voglio stare qui a pulire. Via. Pulizie finite. Eccomi. Allora, dai, tu. Yuhu. Questo non è pulire, non mi stai più copiando, mi sembra. Ok, va bene, basta, mi arrendo. Non ce la faccio più a copiarti, è davvero noioso. Hai fatto delle cose che odio, quindi non voglio più copiarti. No, sono bravissima perché
perché vuoi sapere qual è la verità? Io ho fatto un sacco di cose che normalmente non faccio, tipo fare pranzo col tè, perché sapevo che a te non piaceva. E poi alla fine con la pulizia ci sono riuscita. Sapevo che non appena avessi preso il kit della pulizia tu te la saresti svignata. Brava, devo ammettere che mi hai fregato. Sì, sono stata bravissima, ma sappi che da un giorno all'altro sarò invece io a copiare te. Quel giorno mi divertirò. Tanto per me puoi fare quello che vuoi, io non mi stanco mai. Ma comunque Team Trot, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. Noi vi mandiamo un bacione gigantesco e vi ricordiamo che se non siete ancora iscritti al nostro canale dovete cliccare qui davanti a me il bollino. Mentre se vi siete persi il video di ieri cliccate qui davanti a me. Noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con Risi Aventura. Ciao, ciao, ciao.